di magnifici rosati. I vini bianchi pugliesi forse sono un po' meno noti, ma questo non significa che non valga la pena di conoscerli e di apprezzarli. A questo argomento ho dedicato un libro nel 2018 intitolato Sorsi di luce. Ho spiegato in questo volume le ragioni che possono portare addirittura a una sorpresa nella scoperta dei vini bianchi pugliesi. Innanzitutto da un punto di vista storico, sono i primi vini di cui si parla. Federico II di Svevia amava il Fiano il Greco e li faceva venire dall'area vesuviana campana. E qualche anno più tardi questi vitigni sono stati piantati sul suolo pugliese. Ma anche nei secoli seguenti si continua a puntare l'attenzione su vitigni a bacca bianca e vini bianchi. Nel 1600 Prospero Rendella torna a parlare dei vini bianchi pugliesi, parla dei vini bianchi di Gravina, parla di Apiane, il Fiano, e dei Moscati e di un antenato della Verdeca. Altrettanto all'inizio del Settecento. E nell'Ottocento abbiamo una piattaforma ampelografica davvero vasta, in epoca prefillosserica. Nella seconda metà dell'Ottocento i vini bianchi pugliesi addirittura prendono la via dell'esportazione. Abbiamo notizia di esportazioni verso la Germania, la Svizzera, la Francia, l'Austria e l'Ungheria, e anche verso il settentrione d'Italia, dove vengono impiegati per la produzione del vermut. Lo stesso autoconsumo dei contadini pugliesi si rivolgeva verso i vini bianchi. Dobbiamo aspettare gli anni 50-60 perché inizi un imbottigliamento vero e proprio, su scala sempre più vasta. Ma poi ci sono delle ragioni di natura pedoclimatica. È vero, la Puglia è una regione calda, assolata, e produrre dei vini bianchi di qualità in clima caldo è molto più difficile. Ma è anche vero che la Puglia è una regione ventosa, è una regione lambita dal mare che ha un effetto mitigatore sul clima, e poi è una terra ricca di colline e di suoli calcarei, argillosi e sabbiosi, che in qualche modo possono favorire la produzione di vini bianchi eleganti. Infine c'è una ragione ampelografica: la Puglia è ricchissima di vitigni a bacca bianca, più che di varietà a bacca nera. E questo fin da epoche antiche. È vero, 2/3 della superficie del vigneto pugliese sono occupati dalle varietà scure, ma abbiamo un grande numero di varietà interessanti. Tra queste distinguiamo alcuni vitigni che potremmo definire ubiquitari, passepartout, cioè che troviamo un po' in tutto il territorio pugliese, a partire certamente dallo Chardonnay, dal Fiano, dalla stessa Malvasia bianca, in misura minore dal Greco e dal Sauvignon Blanc. Ma poi abbiamo invece dei vitigni che hanno una forte connotazione territoriale. Pensiamo al Bombino Bianco in Capitanata, soprattutto nell'area di San Severo e dintorni, o al Pampanuto nell'area di Castel del Monte, insieme con alcuni vitigni aromatici. Pensiamo ai vitigni della Valle d'Itria, alla Verdeca, al Bianco d'Alessano, al Minutolo, al Marchione, al Maresco, quegli stessi vitigni che stanno dando degli ottimi risultati anche nell'area murgiana e in altri distretti. Pensiamo ad Ostuni, Limpigno e Francavilla, a Gravina, dove abbiamo Greco e Malvasia bianca che duettano in maniera singolare, e alla Malvasia bianca che caratterizza anche i vini bianchi del Salento e del Tarantino. Un panorama davvero ricchissimo, variegato, che sta creando dei vini assolutamente territoriali. Non dimentichiamo poi che ci sono interessanti esperienze di vinificazione in bianco di vitigni a bacca nera. Le esperienze più interessanti le abbiamo col Negramaro e col Nero di Troia. Infine, esiste un gruppo piuttosto folto di vitigni che sono stati recuperati in vigneti, sono varietà antiche, ma in corso di valutazione. Alcuni di questi
si riveleranno sicuramente interessanti. Sono nomi sconosciuti ai più, pensate a Cigliola, Manverde, Piedi Cocola, Inganna Pastore, Uva Colombo e Terrizzuolo. Alcune di queste varietà mi è capitato anche di assaggiarle, sono una promessa per i futuri.